Belen Rodriguez è disperata, la verità sulla salute del padre. Soltanto ieri 18 dicembre 2018, avevamo parlato del malessere che aveva colpito il padre di Belen Rodriguez, oggi la showgirl argentina è disperata, e arriva tutta la verità sulla salute dell'uomo. Negli ultimi giorni la famiglia Rodriguez sta vivendo un vero e proprio dramma. Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Cecilia e Jeremias è finito in ospedale, portato via dall'ambulanza. Sembra infatti che alcuni vicini hanno registrato un comportamento sospetto da parte dell'uomo e hanno segnalato l'accaduto. Secondo la ricostruzione dei fatti, i presenti all'accaduto avrebbero raccontato che Gustavo Rodriguez sarebbe stato sorpreso a lanciare oggetti dalla finestra della sua abitazione di Brera. In tanti affermano che l'uomo sembrava aver perso completamente il controllo. Alcuni raccontano che oltre al comportamento sospetto, il padre della bella Belen Rodriguez urlasse, in maniera spropositata. Almeno così riporta un noto magazine online. L'intervento dell'ambulanza. A seguito dell'accaduto scioccante, sono intervenute sul posto anche le forze dell'ordine allertate dai presenti. Oltre ai carabinieri, presso l'abitazione dei Rodriguez a Brera, è giunta anche l'autoambulanza e i medici hanno subito prestato soccorso al padre di Belen, Cecilia e Jeremias. I soccorritori hanno cercato in un primo momento di calmare l'uomo e poi hanno deciso di accompagnarlo direttamente in ospedale. Giunto presso il pronto soccorso, Gustavo Rodriguez è stato preso in cura dall'equipe medica, che ha cercato di individuare l'origine dello stato di malessere. La reazione di Belen. I familiari di Gustavo, tutti noti al piccolo schermo italiano, si sono immediatamente allarmati ed estremamente preoccupati per l'evento così eclatante. La più grande dei fratelli Rodriguez e anche la più famosa Belen ha preferito non commentare l'accaduto. I Rodriguez, come abbiamo avuto modo di vedere in diverse occasioni, è molto unita e anche in questo contesto di molta disperazione e preoccupazione, si sono strette attorno al loro dramma personale, preferendo il silenzio. Sul profilo Instagram di Belen, nessun riferimento al padre, ma i suoi post sono fermi a 6 giorni fa. Probabilmente quando le acque si calmeranno la showgirl argentina racconterà la sua versione dei fatti, oppure lascerà che il fatto rimanga fuori dai riflettori. Ma come sta adesso il padre di Belen? Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia, Jeremias, ex pastore anglicano, era, secondo quanto riferiscono alcuni rumors, in una condizione di fortissima alterazione. L'uomo anche gli noto al piccolo schermo, per la sua partecipazione a diversi programmi televisivi, come ospite, adesso pare essere fuori pericolo. L'argentino, inoltre, pare non aver subito nessuna denuncia, in quanto il suo comportamento, seppur delirante, non ha colpito nessuno. Il suo crollo emotivo ha colto tutti di sorpresa, e come è giusto che sia, adesso la famiglia Rodriguez si stringerà attorno a lui, augurandosi che sia solo qualcosa di passeggero. Paura per Belen Rodriguez, papà Gustavo ricoverato in stato di fortissima alterazione. Gustavo Rodriguez, padre di Belen, è finito al centro del gossip per un episodio accaduto domenica 16 dicembre a Milano.
Come raccontano tutti i siti di informazione in queste ore, l'argentino è stato portato via da un'ambulanza dopo che alcuni passanti hanno chiamato le forze dell'ordine per denunciare il lancio di oggetti che l'uomo stava facendo dal balcone della casa di sua figlia. Si dice che i medici abbiano preferito effettuare dei controlli più approfonditi sul sessantenne in evidente stato di alterazione fisica. Nessun commento, fino ad ora, da parte della famiglia Rodriguez su questa incresciosa vicenda. Il padre di Belen dà spettacolo dal balcone di casa Rodriguez, urla lanciando oggetti. È stato il Corriere della Sera a riportare per primo la notizia del ricovero in ospedale che un membro della famiglia Rodriguez ha subito dopo essersi reso protagonista di una scena alquanto particolare. Stiamo parlando di Gustavo, il papà di Belen, Cecilia e Jeremias che. Intorno alle 16 di domenica scorsa, si è affacciato al balcone di casa della conduttrice Mediaset, catturando l'attenzione di tutti i passanti. Stando a quello che raccontano tutti i siti di informazione nelle ultime ore. Il sessantenne avrebbe urlato e lanciato oggetti nella via del quartiere dove abita sua figlia maggiore, siamo in zona Brera, una delle più storiche e belle di Milano. La ricostruzione che è stata fatta di questo episodio, fa sapere che l'argentino è apparso in uno stato piuttosto confusionale l'altro giorno. Tanto che chi lo ha visto gridare dal balcone dell'abitazione, ha immediatamente allertato sia la polizia che il 118. I medici sopraggiunti immediatamente sul posto, hanno ritenuto opportuno trasportare Gustavo in ospedale per ulteriori accertamenti, perché pare fosse in evidente stato di fortissima alterazione psicofisica. L'uomo non è stato denunciato da nessuno per quello che ha fatto. Perché non ha commesso alcun reato. Lo sfogo che ha avuto il papà dei fratelli Rodriguez, infatti, per fortuna non ha portato a conseguenze negative nei confronti dello stesso e di chi gli era intorno. Belen tace su papà Gustavo e va alla recita di Santiago. Non si sa ancora come sia andata a finire la vicenda che ha per protagonista il riservato papà di Belen Rodriguez. Oltre che riportare il ricovero in ospedale del signor Gustavo domenica scorsa, i giornalisti non hanno svelato cosa è successo nei giorni successivi. Nessun membro della famiglia più chiacchierata d'Italia si è ancora sbilanciato su quest'episodio che li vede indirettamente tutti coinvolti. La showgirl argentina, per esempio, si è trincerata dietro ad un insolito silenzio sui social network da quando è accaduto questo fatto. Soltanto poche ore fa, la 34enne ha pubblicato alcune stories su Instagram mentre si trovava alla recita di Natale che il figlio Santiago ha fatto a scuola. Questi video registrati accanto a papà Stefano De Martino. Sono gli unici che la sudamericana ha condiviso in rete negli ultimi giorni. Non è la prima volta, però, che il signor Gustavo finisce al centro del gossip per qualcosa di non proprio piacevole. Qualche anno fa, infatti, l'uomo venne paparazzato fuori casa di Belen mentre si metteva faccia a faccia con il ballerino di Amici. In quella circostanza, i bene informati sostennero che il napoletano volesse incontrare suo figlio per qualche minuto. Ma che il Rodriguez si opponeva con tono minaccioso perché il bambino aveva la febbre e non voleva farlo uscire.